Salve a tutti ragazzi, qui è Zerk e benvenuti in quest'altra nuovissima puntata di Robocraft. Bene, ho fatto qualche partitina così un po' per riscaldarmi perché purtroppo mi sono bloccato in questa situazione. Giusto un punto, mi manca pochissimo per arrivare a tier 7 e sto sfruttando al massimo questo aereo che ho costruito, che mi piace davvero tanto, mi piace per davvero tanto. Sono al massimo della CPU, quindi più di questo non posso mettere. L'unico problema che ho è che se mi distruggono le ali davanti non riesco più a fare nulla. Quindi cosa ho fatto? Ho sbloccato, non so se l'ho fatto vedere nel video precedente, sì, ho sbloccato le ali tier 6, solo che al momento riesco ad acquistarmene una sola, quindi aspetterò che ne potrò acquistare due. E l'intenzione finale è quella di mettere due ali avanti, cioè due di qua, due di là, in modo che anche se mi buttano giù un'ala, almeno ho qualcos'altro per poter volare. Ecco, potremmo fare del tipo, visto che ho ancora queste ali, mettere delle ali qui, ma dovremmo tipo, vediamo se eliminando questo qua, nemmeno, cioè eliminando dei reattori, due reattori, potrei metterne altre due ali piccole qui, altra qua, un po' più giù, no, solo una. E effettivamente un'idea sarebbe, anche una bella idea sarebbe questa, solo che però poi dopo perdo di velocità e non è cosa buona. È giusto, facciamolo in verità. Quindi rimettiamo tutto al posto, tutto a posto com'era. Sono a massa CPU anche perché ho preso i plasma cannon tier 7, che ne ho messo uno centrale dietro e i due laterali qui. Vedete, sono 2, 3, 4 plasma cannon tier 7 e c'ho ancora questi qua tier 3. Però se elimino questi, diminuisco la potenza di fuoco, credo che potrò almeno mettere queste qua. Allora, no, 1, 2, che poi volendo potrei fare anche più corti tali, ma no. Ok, e non ho nemmeno sfruttato al massimo la potenza della CPU, quindi volendo potremmo anche mettere una copertura al pilota oppure qui oppure che cosa potremmo fare di ottimo, lo so io, no, tier 3 potrei utilizzare in questo modo. E molte volte capita che mi blocco sulle rocce. No, non me la fa mettere. E non posso andare all'indietro. Vediamo se magari un tier 2, nemmeno. Quindi non possiamo fare nulla di ciò. Figuriamoci se riusciamo a mettere un tier 6 qui. Quindi non ce lo fa, non ce lo fa mettere. Niente da fare. Quel poco di CPU usiamo i blocchi che ci rimangono per coprire al meglio il pilota. Vorrei fare così, però poi mi sembra che copro troppo per l'aerodinamica. Togliamo questo e lasciamo così. Sì, mi piace di più così. Poi, visto che mi buttano sempre a terra queste ali, vediamo, no, non posso mettere niente che mi rinforza questa zona qui. Potrei fare così. Così, togliendo questi. Vabbè, qua ci rimettiamo il blocco verso l'alto. Qui potremmo fare sì, così. E poi, qua invece di mettere il blocco verso l'alto, mettere un blocco unito. Un cubo, diciamo. E qua, vabbè, non ci fa mettere nulla più perché siamo arrivati al massimo. Ho sbagliato a partire. Sono andato al limite della stanza, ecco. Dovevo partire più centrale, in modo che potevo allargarmi diversamente.
E poi, cosa potremmo fare più per aumentare al massimo il CPU? 729 di 732, che comunque non è poco. Allora, magari mettere anche qualche protezione dietro così, perché ci colpiscono sempre il deretano. Qui non posso mettere nulla, nemmeno qui. E niente, vediamo così come va. Vediamo come va con queste altre due ali in più. Anche se le dovrei mettere sopra, magari una parte più nascosta, più coperte, così comunque sono esterne, ben esposte agli attacchi dei nemici. Quindi figuriamo se riescono a buttarmi giù l'ala grande che è coperta dai blocchi. Mi butteranno sicuramente giù anche queste ali piccole. Però adesso sappiamo che possiamo metterle. Poi dove posizionarle? Vedremo. Vedremo, vedremo. Vedremo se carica il gioco, se ci fa venire. Bene. Mai capitato una cosa del genere, però. Proviamo di nuovo. Ah, è andato. Ok, a posto. Ottimo, ottimo, ottimo. Vediamo un po'. Allora, come voli. Come volo non c'è dubbio che è molto più veloce. Guarda, che giri che fa. È fantastico. Allora, teniamoci giù, bassi. Giro forse un po' troppo adesso. Non riesco a controllarlo. Troppo veloce. E se va verso l'alto. Eccolo lì uno. Oh cacchio. No! Bastardo! Ma proprio distrutto, perché poi sto robot, cioè il mio aereo andava proprio diritto, sparato verso di lui. E non sono riuscito a vederlo. Vabbè, usciamo dal game. Non so se la musica è ancora un po' troppo alta, perché io comunque l'ho abbassata. Guardate, sta al minimo. Io adesso proprio la elimino. Così almeno riesco a sentire qualcosa, perché dà un po' troppo fastidio. Magari alziamo un po' di più gli effetti in battaglia. E allora, come potremo modificare tutto ciò? Mettendo queste ali magari qui. Allora, se noi eliminiamo questi due reattori, prendiamo dei blocchi, che al momento abbiamo solo come blocchi più resistenti questi rosa. No, non credo che ce li faccia mettere qui. Così. Facciamo qualcosa del genere. Così. Poi rimettiamo di nuovo i due reattori qua. No, non erano questi. Erano. Vabbè, allora se io metto questi qui. Erano i due tier 5. Però noi abbiamo messo due tier 6. Ah, non ce la fa mettere. Due tier 5. Oh, come non mi fai mettere il tier 6, scusami. C'era prima. Togliamo le ali. Mettiamo il tier 6. Sai che dobbiamo eliminare questi blocchi che abbiamo messo prima. Questi. Abbiamo messo qualcuno pure avanti, no. E allora le ali piccole me le posiziono qui. Ecco fatto. Così dovrebbero essere un po' più riparate. Nel caso si buttano giù queste grandi, ci sono le piccole che ci sostengono. Poi
Poi, per renderlo più leggero, io elimino questo. Ecco qua, adesso è più leggero, abbiamo anche più CPU. E questi blocchi blu vado a sostituire. Ma cosa questi qua? Che sono fondamentali, che sostengono i cannoni. Tier 6. Questi qua che ci proteggono. Ecco qui. E anche questa zona qua. Permettete. Non ho messo uno in più dopo a finire che come stabilità non ci siamo più. Diventa più pesante in avanti. Brutto il blocco così. Allora, vado a mettere anche qui. Ah, li ho finiti. Allora non posso mettere uno blu e uno rosa. Non mi piace. Quindi rimettiamo i due rosa. E quindi adesso vediamo come va. Tu stai per entrare in una battaglia epica. Allora, con noi abbiamo tre potenziali account pro. Mi viene il nome di come si dicono, come si chiamano, ecco. Comunque, che cacchio di cannone è quello? Super cecchino. Ok, a salire la fa, a girare. Adesso va un pochettino, un po' più lento rispetto a prima, però devo dire la verità, è meglio così. Va verso l'alto, non mi piace questo, deve andare più verso il basso, infatti. Qui non mi piace proprio. Il fatto che sale da solo. Lì c'è un aereo, lì ce n'è un altro. Ecco, vedete, si gira. Che non mi piace. No, guarda. Non mi piace, devo spingerlo io e poi verso il basso. E questo non mi piace. Anche quando sparo, eh. È sempre un cecchino che mi rompe le palle. E mi hanno anche mirato. Allontaniamoci che ci stanno sparando. Vaffanculo, cecchino di merda. Allora, dobbiamo avviare questo problema che si innalza da solo. Questo è successo perché sono entrato in battaglia senza testarlo. Tutto quello che va contro quello che ho sempre detto, di testare il veicolo prima di entrare. Quindi queste ali qui non vanno bene. Mi danno problemi. Perché forse le ho messe più alte qui. E quindi mi danno problemi. Se io le metto più basse, dovrebbe andare meglio. Allora, questo li tolgo, li metto di nuovo bassi come prima. Che potrebbero essere anche questi, essendo più alte, mi spingono verso l'alto. Poi abbiamo eliminato giustamente il peso in avanti e quindi è diventato più leggero e mi spinge verso l'alto. Quindi adesso testiamo un attimo così. Abbiamo tolto i blocchi, abbiamo tolto i due cannoni che danno peso, abbiamo tolto un bel po' di cose in avanti. Poi abbiamo messo anche le ali che alleggeriscono la parte anteriore e di conseguenza lui va verso l'alto. Allora, fammi vedere. Ok, se lo spingo così, sale da solo. Vedete? Io non sto spingendo verso l'alto e sale. Guarda, sale in automatico. Sale troppo. E questo non va bene. Non riesce a mirare bene. Vedete quando gira? Si sta girando da solo.
Ah, non va bene. Dovremmo magari allungarlo dietro per ovviare il problema. Tanto dietro di spazio ne abbiamo. Allora, di questi blocchi blu non ne abbiamo più. Proviamo a mettere questi rosa. Così. No, aspetta, se allunghiamo dietro lo rendiamo più pesante. Ed è peggio, così dovrebbe salire di più. Fatemi controllare. Dovremmo allungare in avanti. Però avanti non abbiamo spazio, non lo possiamo fare. Ecco, infatti, vedete? Si è rigirato da solo. Allora, se riesco a girarmi. Ha detto che è rimasto incastrato, vabbè. Non va, ragazzi, non va. Mi sa che ci tocca rifare tutto da capo. Un altro aereo del tutto nuovo. E penso che sia sempre la cosa migliore da fare. Allora, mi dispiace dirlo. Ma mi sa che dobbiamo abbattere questo e rifarne un altro. Eh sì. Sì, vai, basta, basta. Basta. Dobbiamo farlo. Via, distruggi tutto. Ah, ecco qui. Allora, partiamo dal centro. Non è proprio qui, ma è qui. Saliamo più su e iniziamo a costruire il nostro robot. Che diamine, sto mettendo blocchi ovunque. Ok. Usiamo i blocchi che al momento sono più resistenti, cioè questi blu. Allora, 3. Pilota 1, 2, 3. E così è bilanciato. Facciamo 4, 5. Così facciamo 1, 2, 3, 4. Centro il pilota. 1, 2, 3 e 4. Allora, il pilota dovrebbe andare qui. Esatto. Poi, qui, davanti, ci va una cosa del genere. Con i reattori. 1, 2. 3, 4, qui eliminiamo per il momento e ci mettiamo questi qua. Così. Facciamo la stessa cosa anche avanti, ci tagliamo una punta e sotto copriamo. No, al contrario, scusa. Ok, chiudiamo in questo modo anche sopra. Intanto. Ah, qua non lo posso mettere. Però se faccio così. Sì. Ok, chiudiamo bene. Facciamo una bella punta come si deve. E qui non riusciamo a chiudere, no. Invece potremmo chiudere in questo modo. Oh, non riesco a vedere. Devo mirare questo blocco qui. No, ho sbagliato. No, come dovrebbe andare? Io ho messo. No, così no. Verso l'alto. Così. Quindi non c'era nemmeno bisogno di fare tutto questo scempio. Ok. La punta c'è.
per il nostro robot. Qui gli mettiamo dei blocchi pure verdi, tanto non ci interessa. Poi dobbiamo utilizzare quelli là che proteggono, cioè questi qui, l'elettroplate verso il basso. Quindi devono essere così. Un altro di qua. E poi quasi quasi rimetterei altri due qua, uno di qua e un altro di là. Vediamo quanto costano queste electroplate. Speriamo che riusciamo ad acquistarli. Uno, due, no, cacchio. Questo qui nemmeno. Porca trota. Non ne abbiamo, non abbiamo i danari. Non abbiamo i danari. Vabbè, per il momento lasciamo così. Magari proteggiamo più dove sta il pilota. Sì, ci conviene. Ah, devo eliminare questo. Quindi uno qui. E l'altro che è L. Qui. Ci siamo. Poi, qui sotto io rafforzerei un po' tutto l'abitacolo, che mi distruggono sempre colpendomi in questo foro che si crea qui. Qui magari farei sempre una cosa del genere. Rendono un po' più resistente. Anche se poi dopo va a finire che non ho blocchi poi per continuare le costruzioni. Ok, poi. Allora, qui mettiamo le ali. Sì, dove stanno questi blocchi, però noi le ali le mettiamo un po' più sopra. Movimento. Eccole qui. Ah, c'è questo blocco. Questo che dà fastidio. Quindi dovrei mettere le ali un po' più su. Ho le ali un po' più su, questo un po' più giù. Mi sa che dovrei. Visto che c'è la possibilità. Questo se lo metto qua. A me non cambia nulla. Anzi, mi dà anche più spazio sotto. E po posso tranquillamente poi mettere le ali. Ok, abbiamo le ali. Poi le ali di dietro. Sì, così. Così. E così. E adesso diamoci potenza. Allora, T6, ne abbiamo 6 di T6. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Allora, uno qui. Uno qui. E uno qui. Poi. 6, quindi abbiamo messi 3, 4, 5, 6, 4, 5. 6. E adesso ci conviene mettere i cannoni, perché altrimenti a finire che non abbiamo CPU per mettere i nostri cannoni T7, che ne abbiamo 5. Allora, mettiamo uno qui. 2. Poi 2, 2. Allora, dovremmo far uscire cosa qui, però dobbiamo fare con questi qua rosa, sì, abbiamo finito i blu. Quindi niente da fare. Allungare un altro po'. 3. Quando sono 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 5. 3, 4. E un quinto dovrebbe essere centrale. Sì, mettiamolo qui. Ok, anzi, lo metterei un po' più. Esatto, più qua. Ecco qua. CPU
CPU non abbiamo nemmeno completata, consumata tutta. L'ho completata, come consumata tutta. Io qua non gli posso più mettere nulla perché ci sono queste ali che danno un po' fastidio. Allora, se io rimango un po' questo spazio qui, potrei utilizzarlo del tipo mettere qualcosa qua. Prima me l'ha fatta mettere, no. Niente. Lo posso mettere però qui su. Ok, uno lo metto qui. Poi il jammer è troppo grande per applicarlo. Potrei, esatto, metterlo qui davanti. Il radar, molto fondamentale. Ok, me lo fa piazzare qui. E cosa ci rimane più? Altri reattori 2T5. No, non me li fa mettere qui. Laterali nemmeno. Nemmeno perché comunque abbiamo questi. Abbiamo noi posizionato questi. Quindi se noi li eliminiamo, ecco qua. Ce lo fa mettere. Ok, altri due qui. Abbiamo 5T3 che pure potremmo utilizzare. Ah, aspettate, noi dobbiamo metterne due avanti. Ci siamo dimenticati di metterne due avanti. Li facciamo così esternamente. Non ci interessa. Stavo pensando se c'era un modo per metterli interni. Io volevo metterne. No, uno non me lo fa mettere. Magari non le mette due che vanno verso. Che spingono dietro. Se nel caso mi blocco su una roccia, però. Non saprei. No, sì, li metto, dai. E credo che se elimino questo ne posso mettere altri due qui. Ah, non me lo fa mettere. Perché ne ho 5. Ne ho messi due, sì. Questo è singolo. Ne ho uno solo T3. Uno solo T3. Vediamo se riesco a trovare una posizione centrale. No, non c'è. Volevo trovare una posizione centrale per metterlo che mi spingeva verso il dietro. Se nel caso mi blocco, bla bla bla, queste cose. Vabbè, li ho messi qua poi alla fine. Ma invece di metterle qua, scusa, che sono troppo vulnerabili. Cioè, li distruggono subito. Io lo metto qui. Io li metto qui. Ok, ci siamo. Ci siamo volendo, chissà. Ah, ecco cosa ci siamo dimenticati. Altre due ali. Noi abbiamo smontato il tutto proprio per vedere di posizionare al meglio queste ali qui. E poi alla fine abbiamo quasi rifatto lo stesso aereo di prima. Comunque, testiamo adesso questo qui. E vediamo un pochettino come va. Ok, dal 0 va. Ci spingiamo in avanti. Direi che va ottimamente. Non si alza. Però come agilità ci siamo. Potenza di fuoco anche. Abbiamo due cannoni tier 4 in meno. Sì, perché quello che avevo erano tier 4. Però almeno siamo molto più agili e più difficili da colpire, almeno credo. Siamo veloci con tutti questi reattori, credo che siamo abbastanza veloci. Dovremmo essere anche più resistenti ai colpi, avendo una doppia carenatura centrale invece di una singola come l'avevamo prima. Se non mi sbaglio, abbiamo ancora qualche altra CPU da consumare, se non erro.
Questi sono difficili da colpire. Però lo colpisco. Ok, allora ci siamo. Magari possiamo mettere qualche pezzo di cosmetica, come abbiamo messo in quello precedente. Qualche bandiera d'Italia. Vediamo se riusciamo a metterla, però direi che per adesso va più che bene. Ottimo, direi. Oh, perché mi lagga quando sto qui? Però solo qui, fortunatamente in game no. Allora, le protezioni, vediamo come vanno. Certo che se c'erano 4 protezioni era ancora meglio. Sono mancati in pieno tutte e 4. Bam, distrutti tutti. Mamma mia, guarda qui. Che cosa ti faccio, guarda. Giochi di volo. Impicchiata. Vabbè, pensa proprio che... Ma io dico sì, si muore. Picchiata. Boom. Distruggeremo quello da lontano. Bam. Grande. Ok. Credo che meglio di così debba solo mettere queste protezioni come sia indietro, un po' più spostato verso il retro, e altre due magari che vanno in avanti per essere protetto a 360 gradi sotto. Però se incontriamo, come al solito incontriamo sempre, un cecchino, ci farà fuori, perché proprio il cecchino sono i nostri peggiori nemici. Adesso so che stiamo oltre i 32 minuti di registrazione. Questo episodio è un po' lunghetto, ma voglio provarlo in battaglia con voi. Proviamolo in battaglia. Non mi va di farvi aspettare sempre il giorno dopo per vedere come va. Facciamo giusto una battaglia così veloce. Veloce, veloce. E vediamo un po' se è migliorato. O è stato solo fortuna. O sfortuna la nostra. Quella di aver fatto due o tre battaglie. E ci hanno distrutto del tutto. Come potete vedere sulla nostra destra lì, c'è un player che ha fatto un gol aereo. Vedete, loro mettono 2-3 ali per lato, in modo che se gli buttano giù qualche ala, loro tranquillamente riescono comunque riescono a volare. Continuano a volare tranquillamente, ecco. Plasma bomber spotted. Però giustamente mettendo un'altra ala devi togliere qualcosa. E dico io, va bene, togliamo 2 plasma cannon per esempio. Come efficacia di fuoco è bassissima, però almeno riesci a vincere le guerre. Cioè continui a stare in volo. Wow, non abbiamo colpito niente. Vai, abbiamo quasi tutto, però dobbiamo colpire l'healer, altrimenti è inutile. Impicchiata. E vai, distrutto l'healer. Adesso è un uomo morto. Bam. Distrutto. No, 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 mi stanno colpendo. Andiamo a scappare. Ho bersagli facili. Andiamo dietro la montagna. Via via via. Adesso è il momento di attaccare. Un cecchino. No no no, un cecchino. Un cecchino no. No. Ce l'ho buttato giù tutte e due le ali. No, ce l'ho l'ala piccolina. Cacchio. Però se c'è anche l'ala grande non riesco a fare nulla. No no no, si è incastrato. Erano in troppi. Cioè, era rimasta l'ala piccola.
Come avevamo progettato. Questo come fa a volare? C'ha qualcosa che... Ah no, è un install. Però giustamente avendo l'ala grande sulla destra e solo la piccola, quando io spingo verso l'alto, l'ala grande dà più spinta e ruota, e di conseguenza siamo al punto da capo. Quindi non so, forse dovrei mettere tipo come questi che hanno messo i reattori sotto, che spingono verso l'alto, vedi? Cioè, noi siamo proprio persi, ma due, cioè, siamo due o tre player nel nostro gruppo che c'era, ma sono tutti definitivamente morti. Nulla da fare. Quindi, ragazzi, comunque abbiamo guadagnato un bel po' di soldi. Credo che potremo acquistarci le due ali magari nuove. Ci sostituiremo queste ali con quelle lì. Queste sono T5, io ho sbloccato le T7. Ma abbiamo ancora un po'... Non abbiamo abbastanza soldi, penso. Infatti, riusciamo ad acquistare solo una. E appena farò qualcosina di soldi, acquisterò due ali T6, in modo che hanno un armor maggiore e quindi resisteranno di più. Allora, quindi io credo che per questo episodio sia tutto. Io vi ringrazio per la visione. Questo episodio è durato un po' più del previsto, ma non fa niente, perché la vostra compagnia, e specialmente se voi mettete tanti like, mi farete immensamente felice. Quindi io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. E non dimenticatevi, iscrivetevi al canale, alla pagina Google Plus e a quella di Facebook. Grazie, ciao ragazzi.